Buon pomeriggio a tutti, dal Milanista Pazzo, siamo qui. Purtroppo è giunto questo momento, un momento che è iniziato un mese fa. Cosa, dal titolo lo capite. Cosa stiamo parlando? La fine della serie simulata. Attenzione, non è la fine del mio canale, quello non finirà, però almeno finora ho la voglia di continuare. Siamo quasi all'obiettivo dei 100 iscritti. No, non ho assolutamente voglia di fermarmi con YouTube. È la fine della serie simulata, che però ci prenderà la pausa di, io penso, di, non so se un mese, o qualche settimana, non so se si prenderà tutto il mese di maggio, oppure magari fra un paio di settimane ricomincerò, vediamo, ci pencherò bene, che ho deciso per ora di continuare a parlare un po' di notizie, visto che ci sono state notizie, si comincia un po' a pensare al mercato, quello che sarà del Milan, della prossima stagione, se ripartirà il campionato, se non ripartirà. Ne parleremo prossimamente nel video. Ora anche mi prenderò una data, poi a fine video, fine questo episodio, vi dirò la data in cui io penserò di fare il video per parlare un po' di mercato notizie, che da quando è cominciata la serie simulata, che non faccio video dove parlo di notizie o faccio altri tipi di video. Quindi vi lascio all'ultima puntata della Serie A simulata. Vediamo chi sarà il vincitore di questa Serie A simulata e chi retrocederà o chi andrà nelle competizioni europee. Via alle partite simulate. Ed eccoci qua alle partite simulate. Oggi faremo le ultime tre partite di campionato. Vedremo chi vincerà questo campionato. Troviamo la Juventus prima, Atalanta Torino, Spal in zona Champions League, Fiorentina Genoa in zona Europa League, l'Inter della lotta. Poi Milan, vediamo chi potrebbe essere Napoli-Bologna, quasi certi la Napoli sicuro, Bologna quasi certo la retrocessione. Vediamo la prima partita, che è Parma-Cagliari, finisce 1-0, è un po' più troppo veloce, quindi vediamo così. Sassuolo-Bologna 1-0, Sassuolo, Bologna va a retrocedere. Qui sì, va a retrocedere, Bologna va a retrocedere. 2-0 Sassuolo, 2-0 Sassuolo, che sta lottando la Europa di Sassuolo. Lecce Inter, poi termina il Napoli. No, è una partita importante. Lecce passa in vantaggio, il Milan ha l'occasione d'oro. Il Milan ha l'occasione d'oro. Lecce lotta la decisione e decisione. L'Inter Europa League. Il Lecce non ha vinto 1-0 contro l'Inter. Il Milan che sta vincendo 2-0 contro il Napoli. 3-0 Milan. 4-0 Milan. Di loro il Milan contro il Napoli. Di là che il Milan contro il Napoli. Qua voglio vedere la classifica, perché la spalla è Gerger contro il Verona, ma il Milan è là, ma il Milan è là, il Milan è là, un punto del Genoa che gioca con la Sampdoria e la Fiorentina che gioca con l'Atalanta. Roma Juventus.
Claro, salgamos luego. Que puede ver en la espalda. Bueno, pero un poco para mirar. Es verdad que tiene ese gran decisión. Che non è decisione, prova a vincere, va a vincere, bisogna che la si sta fermando. Genova Sampdoria, il derby, Genova, tornando a vincere il derby. Uno gara, Genoa vince il derby, Brescia Torino, Roma Fiorentina, se si ferma Fiorentina, gli occhi Brescia, Torino va andando a perdere, l'occasione di vincere uno scudetto, sta andando a perdere l'occasione di vincere uno scudetto, 4 punti, mancheranno 2 partite, nella prossima settimana si deciderà lo scudetto. Fiorentina Atalanta 1-1, l'Atalanta è seconda. Va a vincere Fiorentina 2-1, Fiorentina va a seconda. Il Milan è lì. Avanti finita la penultima giornata. Atalanta Palma, l'Atalanta e l'Atalanta sta pareggiando. Bologna Fiorentina, Bologna che sta andando a vincere Bologna, sta andando a vincere Bologna. 3-1, grande Bologna, Sampdoria Cagliari, va a vincere Sampo, va a vincere Sampo, poi che Juventus Inter, Juventus Inter, un po' di lavoro, un calendario difficile alla fine. Due gare, arrivamento il campione, sono 6 punti, 2, 4, 6, arrivamento il campione, mi sa che arrivamento il campione, Napoli Torino. Napoli Torino 2 gare di Napoli, Lecce Sassuolo. Sassuolo, Lecce era fermato l'Inter, vediamo se ferma pure Sassuolo. Sassuolo, vince Sassuolo. Udinese spalle. 2-1, Mia Verona. Partita fondamentale per il Milan, partita fondamentale per il Milan, deve vincere assolutamente il Milan. Godemi 1-0, il Milan va a vincere, il Milan attenzione va a vincere, 55 pari. Brescia Lazio 2-1. Vediamo Genoa Roma. Genoa Roma. Se perdi Genoa siamo a posto. Stiamo vincendo Genoa. Stiamo vincendo Genoa. 2-0 Genoa. L'ultima giornata. Finisce 4-0 per Genoa. Il Milan deve sperare. Trasquad
quinto e sesto, deve sperare che la Fiorentina o il Torino vince, ma qui Sassuolo e deve vincere Milan. Vediamo, Juventus 1-4, la Juventus è campione d'Italia. Juventus campione d'Italia. Bologna-Parma 3-1, ma non serviva molto Bologna-Parma. Roma-Cagliari invece Marco non serve molto, almeno, però non dovrebbe servire Roma-Cagliari al Milan. Cagliari, ma pure vince, sta vincendo il Cagliari. Il gol della Roma, il pareggio della Roma, finisce 1-1. Inter-Milan derby, derby e passi battaglia l'Inter. Gol del Milan, pareggio del Milan 1-1. Il Milan in questo momento l'Inter è sesto in questo momento. Torino-Udinese e Sassuolo con l'Atalanta. Napoli-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo. L'Atalanta. Gol dell'Atalanta! Gol dell'Atalanta! Segna l'Atalanta! Segna l'Atalanta! Gol del Sassuolo! Gol dell'Atalanta, dai! Vinca l'Atalanta! Il mio cuore! Juventus spalla e spalla sta pregando. Contro la Juventus, la Juventus ormai è campione. Torino-Udinese. Due, 2-1, 3-2 Udinese! 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 Udinese
un punto in Milan. Mamma mia, per un punto in Milan. Per un punto. A questo punto che minchia. Aspetta. Vinto qua. In Genova. Che minchia in Genova. Cioè, no. No. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Il Milan ha perso l'ultima gara per un pareggio nel derby. Quarto, quinto, sesto, il Torino per un punto il Milan. Il Napoli è l'ultimo, credo c'erano. No, vuoi parlare adesso? Ho finito la squadra mi dice che Juventus, la Juventus campione. Applausi per la Juventus, applausi per il Milan, che ci ha provato a recuperare, stava lottando la salvezza. E magari un punto dell'Europa League. Un punto dell'Europa League è arrivato, e in più è arrivato a 4 punti dalla Champions League. Milan aveva riaperto tutto nel caso di Milan, quindi siamo ai titoli di chiusura di questo episodio, questa serie della serie simulata, quindi invitarvi a tutto. Vi voglio dire che
il prossimo video, allora mi prendo un paio di giorni, faccio il punto che se no, mi prendo oggi e sabato, ma magari mi prendo martedì, mi prometto che uscirà un mio video in cui parlerò di notizie, qualcosa. Martedì 5 uscirà il mio video. E si avvicina poi il mio compleanno, un giorno 6 maggio farò gli anni, però non so, non credo se farò uscire pure un video del mio compleanno, oppure dipende pure come va i tempi, magari martedì mi so dire per precisare uscirà il video pure del mio compleanno o no. Comunque, finisce qua se è simulato. Mi aggiornerò se faccio altri video di questo tipo. Per ora, con questo tipo di video prendo una pausa. Mi dedico ai video blog dove io parlo, racconto quello che è abitualmente il mio canale. Parlare. Ho fatto questo tipo di video visto che l'argomento è riccardo. Inerente al mio tipo di canale e ora continuo come facevo con i miei vecchi video. Quindi il video finisce qua, siamo a ora di nuovo 97 iscritti, meno 3 dai 100, sperando che questa volta li manteniamo i 97 iscritti e non perdiamo un iscritto. Supportatemi con questo video e soprattutto con l'iscrizione per il mio canale YouTube, che ti vengo notizia di 100 iscritti. Anzi, voglio lanciare una piccola scommessa a voi, miei fan, miei follower: se questo video dovesse arrivare a 10 like, dico 10 like perché non chiedo un numero altissimo, però 10 like, bastano soltanto 10 like, io giorno 10, magari facciamo metà maggio, 20 maggio, comincio un'altra serie con gli europei. Anche questa scommessa, se questo video prima del 20 maggio arriva a 10 like, questa serie riprenderà con gli europei. Mi è piaciuta questa idea in questo momento, no, perché in questo momento. Quindi vi invito comunque sempre a iscrivervi al mio canale, lasciare like a questo video, è l'unica volta che vi obbligo a lasciare un like, vi diamo obbligo a lasciare un like. E commentate questo video, iscrivetevi alla mia pagina, alle mie pagine social, Facebook, Instagram, le mie Instapaccio, su TikTok, le mie Instapaccio Official, e ci vediamo a martedì per un mio video.